cosa strana è che un uomo come voi, tanto edotto, non faccia che crucciarsi per un solo argomento, che in esso si compiaccia di porre il sommo bene e che non concepisca altro onore che quello. Esser brutale, avaro, ladro, cattivo e vile, di fronte a questa macchia è non nulla per voi. E in qualunque maniera possa aver vissuto, l'uomo è d'onore quando non è cornuto. Ma pensiamoci bene. Perché volete credere che da un caso fortuito dipenda il nostro nome? E che un uomo da bene debba rimproverarsi l'iniquità di un male che non si può evitare? Perché volete, dico, che ammogliandosi un uomo sia degno, per ciò stesso, di biasimo o di lode, il che scorgere debba un mostro spaventoso nell'offesa che viene dalla fede tradita? Mettetevi nel capo che si può delle corna aver da uomo saggio più mite concetto. Se i colpi del caso ci trovano indifesi, l'infortunio in se stesso è affatto indifferente. Insomma, tutto il male, che ne dica il mondo, sta soltanto nel modo di accettare l'evento, e per ben comportarsi in tali circostanze bisogna, come sempre, tenere il giusto mezzo. Non imitar coloro un po' troppo indulgenti, che di questi frangenti giungono a menar vanto, che delle donne loro citano i cascamorti e ne fanno l'elogio, ne decantan le doti, testimoniano ad essi profonda simpatia, ne accettano i regali, son sempre di brigata e fanno che la gente ci stupisca a ragione, vedendo con che audacia ci mettono la faccia. Se questo atteggiamento è da rimproverare, non meno condannabile è però l'altro estremo. Non approvo gli amici di quegli zerbinotti, ma nemmeno mi schiero con certi turbolenti dal corruccio imprudente, che fanno fuoco e fiamme, attirano col chiasso l'attenzione di tutti e con queste scenate sembrano non volere che si possa ignorare ciò che possono avere. Tra questi due partiti ce n'è un altro, più onesto, a cui nell'occasione l'uomo saggio si attiene. E quando lo si assume, non c'è da vergognarsi se in modo riprovevole la donna si conduce. Le corna, in tutti i casi, si possono facilmente vedere sotto un aspetto meno terrificante. E come vi ho già detto, l'abilità consiste nel volgere la cosa verso il lato migliore.